Buonasera, buonasera a tutti. Iniziamo questa serata, questa conversazione con il professor Ernesto Galli della Loggia. Il punto di partenza di questa discussione è l'articolo che molti di voi hanno ricevuto, intitolato Il bel paese ormai è brutto, uscito sul Corriere della Sera il 9 settembre dell'anno scorso. Il titolista del Corriere indicava queste parole, il bel paese ormai è brutto, con un punto. Noi per la conversazione di questa sera abbiamo messo il punto di domanda, chiedendosi appunto se effettivamente il bel paese sia diventato brutto. Questa riflessione è con un ospite d'eccezione, che la cui eccezionalità è confermata anche dalla vostra presenza così numerosa il venerdì sera, che da decenni riflette sul tema della identità italiana. E la cosa rilevante che ha suscitato interessi in molti, al di là anche di chi stasera è qua, è che il professor Galli della Loggia abbia indicato in questo articolo, all'interno di tutta una serie di altre riflessioni che sta facendo da anni, il fatto che entro questa identità si sia consumata una frattura. E attorno a questa frattura, alla sua ampiezza, alla sua colmabilità o meno, che si tiene l'incontro di questa sera. Come opereremo? Dopo di me ci sarà un intervento breve di inquadramento del collega ingegner Di Barba e poi avremo un dialogo tra il rettore professor Rugge e appunto il professor Galli della Loggia. Dopodiché ci sarà spazio per aprire questo dialogo a chiunque voglia intervenire. Quindi prego l'amico Di Barba di presentare un po' il senso di questo incontro. Io ringrazio moltissimo il professor Azzoni per questa introduzione, il magnifico rettore per aver reso possibile questa iniziativa e segnatamente il professor Galli della Loggia, che è ben noto per essere un illustre storico dell'età contemporanea, ma forse ancora più noto al grande pubblico come fine editorialista. E devo dire che l'occasione quasi fortuita per me per proporre questo invito nacque lo scorso 9 settembre, quando nelle pagine del Corriere della Sera lessi il suo editoriale già citato, appunto quello intitolato Il bel paese ormai è brutto. E siccome queste tematiche di, diciamo così, frattura a livello culturale nella società italiana ci appassionano e ci toccano come docenti universitari in generale, ma come docenti della scuola pavese in particolare, ho ritenuto opportuno di fare questa iniziativa. Perché la scuola pavese? Perché la scuola pavese è una scuola importante, una scuola che si caratterizza in Italia, ad esempio, per la presenza dei collegi universitari, che è un unicum in qualche misura nel panorama nazionale, quindi una sede in cui i problemi della sfida educativa sono molto sentiti e molto coltivati. Questo lo dico con un certo senso di appartenenza. E allora, nell'editoriale, se ben capisco, il nostro illustre collega identifica nella messa in crisi di quattro agenzie di socializzazione le ragioni di questa frattura. Credo che se ne parlerà fra poco, ritengo. Comunque le agenzie di socializzazione messe in luce sono, in qualche ordine, la televisione pubblica, la leva militare, la chiesa e la scuola. Sulle ragioni della crisi, se lo riterrà opportuno, interverrà naturalmente il nostro ospite. Allora, quello che mi permetto di dire nell'ambito di qualche minuto, perché non voglio rubare tempo, è fare un'osservazione per rompere un po' il ghiaccio, e allora vorrei proporre una duplice considerazione che, dico subito, è piuttosto provocatoria in senso costruttivo, ma un po' provocatoria. Allora, entro direttamente in medias res. Io dico questo: se
se fin dalla scuola primaria io vengo abituato all'idea di centralità del sapere, allo studio sistematico, se nel percorso scolastico imparo che cosa? L'aritmetica, sì, il latino, sì, la storia, l'analisi logica, allora io vengo educato al pensiero razionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io vengo dotato di strumenti di indagine, di conoscenza, che sono strumenti di libertà. Perché? Perché mi consentono di interrogarmi sulla realtà esterna in cui vivo e soprattutto sulla mia realtà interiore, sulla mia dimensione spirituale. E in questo modo io posso costruire la mia identità di persona, che mi fa saldo per me e per la società. Ma se tutto questo non succede a livello generazionale, se a scuola si pretende di insegnarmi che ciò che conta è il concetto di errore piuttosto che correggere l'errore, se predomina il pensiero debole, allora io in realtà cresco senza veri strumenti di libertà, cioè vengo su senza un'identità autentica e finisco con l'adeguarmi acriticamente a quello che altri hanno già deciso per me. Guardate che questa è la base dell'etica del consenso di massa, in politica, nella società, eccetera. Allora io non posso non seguire in questo caso che cosa? L'effimero. Se non ho identità, che cosa seguo? L'effimero. Ma l'effimero dove mi porta alla fine? Alla perdita di me stesso e quindi come individuo alla perdita della società. Ok? Quindi la provocazione è questa. Lo statuto normativo del sapere, su cui si fonda il pensiero razionale, va bene, non è una limitazione della creatività, come troppi e troppo spesso hanno voluto farci credere, ma è un potenziamento della mia libertà. Questa è la prima provocazione. La seconda provocazione segue subito. Allora, dice, va bene, facciamo un investimento, non sarebbe poca cosa per invertire la tendenza, ma non basterebbe ancora, perché oggi il problema è più complesso. Non basterebbe restaurare l'etica del sapere normativo, a mio debole parere. Perché è più complesso oggi il sistema e quindi il problema? Perché oggi abbiamo l'entrata in scena importante, tra virgolette prepotente, ma prepotente nel senso di importante, irruente, di quella generazione dei cosiddetti nativi digitali. Oggi le nostre matricole, ne ho conosciuto almeno 4 e li saluto con molta simpatia, va bene, sono qui presenti, le nostre matricole oggi sono, secondo i sociologi, nativi digitali. Cioè sono persone caratterizzate nella loro crescita da un'alfabetizzazione informatica precoce, precocissima, ancora in età prescolare. E questo deve farci stracciare le vesti? Ma certo che no. Non avrebbe senso un rigetto a prioristico, apocalittico. Questi sono cresciuti nella quarta rivoluzione, non industriale, nella quarta rivoluzione culturale, la cosiddetta infosfera. E allora non possiamo non tenerne conto. Perché? Perché questa precocità informatica, di alfabetizzazione informatica, in realtà ha potenziato la rapidità dei processi mentali delle generazioni più giovani. Questo lo vedo nei miei affetti più cari, nei miei 2 figli in età di liceo, ecco, verifico questo. Sono radicalmente diversi dai loro colleghi di 10-15 anni fa e non possiamo non tenerne conto. Ora, la navigazione in rete è innegabile che rende oggi accessibili informazioni che fino a pochi lustri fa, bene, era monopolio esclusivo dei libri di scuola. Quindi non vi è dubbio che bisogna cambiare il modello didattico. Cioè, la vera sfida educativa, a mio debole parere, oggi, è di ripensare come i giovani apprendono, come i giovani apprendono. E quindi come i docenti possono accompagnare nuovi percorsi di crescita in una didattica più inclusiva. Perché questo ci chiedono i ragazzi, ci chiedono maggior vicinanza,
ma non la vicinanza affettata della falsa amicizia che viola poi i rapporti di educatore e discente, la vera vicinanza, cioè l'empatia, la conoscenza del loro modo di conoscere e di apprendere. E questo è di fondamentale importanza. Quindi io ritengo che gran parte dei nostri modelli didattici sia oggi obsoleta. Non è un problema di tecnica, di far vedere il filmato o di usare i pur importanti ausili della tecnologia dell'informazione, ma è un problema di impostazione del modello didattico. Non credo che il nostro sistema formativo sia così pronto ad affrontare un cambio di paradigma, ma credo che sia necessario. Ho finito con la seconda provocazione. Allora, il punto interrogativo, benissimo Giampaolo, giustissimo, abbiamo messo un punto interrogativo, perché sì, il bel paese è diventato brutto, ma forse può tornare ad essere bellissimo. Ecco il senso del punto interrogativo. Forse può tornare ad essere bellissimo se questa sfida educativa riusciamo a intercettarla nel senso di una nuova didattica che venga nel senso della vicinanza alle giovani generazioni, al loro modo proprio di porsi. Io stesso, con qualche umiltà, sto rivedendo in maniera profonda, sono docente da credo 27 anni, ecco, e credo che il mio modo di fare lezione, che è ancora il modo di fare lezione da concorso, una lezione conferenza, non serva più, non sia più efficace. Sto profondamente ripensando alle modalità, non ai contenuti, alle modalità. Ecco, credo che questo sia un passaggio importante. Quindi, secondo me il paese può diventare essere bellissimo se la risorsa umana enorme che abbiamo oggi, nei nostri giovani, ecco, riusciamo a non a criticarla, non a metterli nell'angolo criticandoli perché non sanno fare, non sanno, no, ma cercando di essere maieutici in consonanza al loro modo di apprendere, che è radicalmente nuovo. Ecco, io volevo arrivare qui e qui finisco. Certo, se potessi fare una domanda diretta al collega, lo provocherei con una domanda enorme dicendogli: ma perché sono andate in crisi le quattro agenzie educative? Perché? Quali sono le vere ragioni? Ma adesso taccio perché ho parlato troppo e vedo che anche il rettore mi sta garbatamente sollecitando. Grazie. Bene, mi sembra che l'ingegnere Di Barba abbia posto bene lo sfondo di questi problemi anche sull'angolatura tipica di molti di noi che insegnano. Io adesso direi allora, se siamo d'accordo, di iniziare quel dialogo che avevamo pensato per una quarantina di minuti, per poi dare spazio alla ripresa delle interrogazioni dell'ingegnere Di Barba e alle cose che eventualmente avremo tempo ancora di chiedere al professor Galli della Loggia. Benissimo, grazie, buonasera, un benvenuto al professor Galli della Loggia, ringraziamento per essere qui con noi, mi fa molto piacere che sia in questa università, in questa aula magna, la cui temperatura è gelida, spero che non ti... No, non troppo, è visto di peggio. Benissimo. Grazie naturalmente anche a tutti voi per essere qui, testimonianza dell'importanza del punto di riferimento offerto da Galli della Loggia e a testimonianza della passione e dell'interesse intellettuale che avete per le questioni che egli affronta e che questa sera discuteremo. Ci siamo messi d'accordo nel senso di fare delle domande e risposte anche abbastanza rapide, in modo da toccare più punti e da lasciare andare la conversazione secondo degli schemi molto informali. Io ho quasi senza schemi. In realtà mi ero preparato una lista di domande che ho dimenticato nel mio studio e qualcuno che conosca la storia dello zio Pogger di Jerome, Carla Jerome, ricorderà questa cosa delle liste, ma la prima domanda in realtà mi aiuta a formulare la prima domanda quanto ha detto adesso Paolo Di Barba, nel senso che Nesto Galli della Loggia
ha elencato nell'articolo di cui stiamo parlando quattro agenzie di formazione e di forse di disciplinamento della società. Disciplinamento è un concetto weberiano che forse si può applicare alla nostra questione, che sono la televisione e la leva, l'esercito e l'esperienza della leva, la chiesa e la scuola. La prima domanda, Ernesto, è questa, ma per non allargare troppo la platea delle preoccupazioni, ne abbiamo tante, le condividiamo, è un periodo non facile in cui tutti stanno cercando di capire quali sono i passi da fare, su quali orizzonti, in quali orizzonti ci stiamo muovendo, eccetera, ma per cercare di ridurre il numero dei dubbi, dei dilemmi, eccetera, se tu dovessi indicare tra queste quattro o in generale l'aspetto della situazione italiana che ti preoccupa di più, su quale soffermeresti la tua attenzione? Ma consente innanzitutto di esprimere il mio grazie per questo invito, che non è soltanto così l'invito di venire a parlare di fronte ad un pubblico interessato e ad ascoltare anche le cose che questo pubblico ha da dire, ma anche il grazie per aver visto, potuto visitare in queste poche ore in cui sono a Pavia, un'università come questa. Questo è un pezzo della civiltà italiana e finché posti del genere continueranno ad esistere, ad accogliere studenti, a vedere nelle proprie aule i professori che insegnano, finché questo sarà, questi organismi vivranno, sono le sorti del nostro paese, permettetemi di essere un po' retorico, ma vi assicuro che è una cosa, avendo frequentato tante università, insomma, le università sono un elemento decisivo per la vita e lo sviluppo e il futuro di questo paese. Disgraziatamente non siamo in molti a pensarlo, disgraziatamente siamo quasi sempre professori universitari, ma questo è veramente, però vedo che qui c'è un pubblico abbastanza vasto che non è fatto, credo, in maggioranza di docenti universitari, e quindi mi sembra che la loro testimonianza sia un segno di accordo su questo punto. E quanto alla tua domanda, è una domanda veramente impossibile rispondere, c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, quali sono, una specie di priorità delle cose importanti, delle cose. È veramente difficile perché più le società sono complesse, la nostra è una società complessa, più evidentemente tutto è legato insieme, tutto è tenuto insieme in un intreccio. Io penso che la cosa importante è che, decisiva anzi forse, che l'opinione pubblica capisca il peso dei problemi, l'importanza dei problemi e cerchi di trovare a quei problemi delle soluzioni non immediate e semplici, perché i problemi complessi hanno delle soluzioni complesse in genere, a volte no, ma in genere sì. Io penso che negli ultimi anni la società italiana ha sentito fortissimi disagi, ha sentito il peso di moltissimi problemi, però ha cercato, forse delle soluzioni troppo facili. Non ha capito che invece il peso dei problemi era tale che era necessario, è necessario, credo, un impegno massiccio e vorrei dire anche drammatico di tutti quanti nella vita quotidiana per cambiare le cose. Non si cambiano situazioni che sono andate così avanti nella crisi, perché io penso che la crisi italiana è molto molto avanti ed è arrivato ad un punto vicino quasi, non vorrei essere così pessimista, ma quasi vicino a un punto di non ritorno, ecco, di non ritorno. Però bisogna capire che se è vero questo che dico, che può essere anche sbagliato, allora non c'è bisogno dei pannicelli caldi, c'è bisogno prima di tutto di un esame di coscienza complessivo nostro, di tutti, e poi di
far funzionare il cervello, far funzionare i luoghi sociali dell'intelligenza, tra cui l'università, per trovare le soluzioni. È una risposta che ti ho dato, una domanda così generale, mi rendo conto che avrei dato una risposta un po' generale, generica. Possiamo poi approfondirla, incominciando, però, incominciando dalla sfida educativa di cui parlava di Barba. Però lasciami prima dire una cosa, noi ci siamo conosciuti molti anni fa, quando stavamo cercando di dare vita, e poi demo vita, ad una associazione degli storici contemporanei, la quale aveva naturalmente l'idea di promuovere la qualità della ricerca storiografica in Italia, ma anche di farne un fattore di consapevolezza civile, eccetera. Si chiamava Sisco, ti ricordi? Ecco, se penso a questo, dico che sostanzialmente sì, sostanzialmente è stato un fallimento. Allora, tu hai parlato giustamente, ci torniamo tra un attimo, dell'opinione pubblica, ma sull'opinione pubblica naturalmente nel formarla, nell'orientarla, nel dirigerla in senso estremo, hanno un ruolo decisivo gli intellettuali. In cosa abbiamo sbagliato, Ernesto? Allora, tu hai ricordato questa associazione. Mi permetti di raccontare brevemente, dal mio punto di vista, la storia di questa associazione, perché è esemplare di alcune, diciamo così, caratteristiche negative che permanentemente operano nella società italiana. Allora, questa era una... chiedo scusa se sarò un po' noioso, spero di no, insomma, ma... È una storia viva. Insomma, allora, eravamo un gruppo di professori universitari, eravamo tutti quanti reduci dal 68, tutte le cose che sapete, eravamo tutti democratici, tutti di sinistra naturalmente, e facemmo un'associazione, però dicendo questa è un'associazione strettamente professionale, vogliamo fare l'università a tanti difetti, vogliamo metterci come un gruppo di docenti universitari, rigorosamente di fascia A, cioè ordinari, e vogliamo, diciamo, diventare un gruppo di pressione, non avevamo paura di dirlo, un gruppo di pressione che appunto vuole cercare di far andare le cose meglio all'università, proporre soluzioni per i problemi dell'università, che sono milioni come sapete, e va bene, insomma, vogliamo essere questo, basta con le lotte, le cose così, insomma, ci mettiamo sul piano del, come dire, del lobbismo democratico. Bene, immediatamente cosa successe? Che innanzitutto eravamo tutti di sinistra, ma un po' erano un po' più di sinistra, altri meno di sinistra. Quindi allora chi fa il presidente, quello più di sinistra o quello più di sinistra? E poi non sarà che fare un'associazione soltanto di docenti di fascia A non è molto democratico? Non è che forse, insomma, sarebbe più democratico far venire anche gli associati e poi dopo gli associati anche gli assistenti ordinari, allora c'erano gli assistenti ordinari e poi magari anche i borsisti e poi magari addirittura anche i professori delle scuole medie, i cultori della materia, e fu deciso ogni volta che sì, era più democratico fare ognuna di queste cose. Alla fine naturalmente i soci crebbero, io mi sono dimesso, insomma, saranno diventati 1000. Naturalmente questa associazione non ha contato niente. Ecco, quindi il nostro errore, cioè, qual è stato? Il problema, adesso questo sarebbe il feticcio della democrazia, il feticcio del il pensare appunto che tutto debba essere democratico. Invece no, ci sono delle cose che per funzionare non devono essere democratiche. Scusate, io sicuro che sono devoto alla democrazia, ma ci sono, Costituzione. Ma, alla Costituzione, ma ci sono delle cose che non possono essere democratiche, non possono essere decise dalla maggioranza, ci sono delle cose che non possono essere decise dal principio di maggioranza, poi bisogna vedere con quale altro principio, ce ne sono altri, molti altri, alcuni pessimi, però è sicuro che non... La società italiana negli ultimi 40 anni ha, secondo me, peccato un po' troppo di, attenzione, non di essere democratica, di fingere di essere democratica, cioè di formalmente ampliare,
Il caso della scuola è uno caso tipico. Dopo i famosi decreti delegati nel 79, tutta l'organizzazione della scuola è stata, diciamo così, democratizzata, nel senso che ci sono state istanze elettive con la partecipazione dei genitori, assemblee dei professori che dovevano decidere di moltissime delle cose, un ministro anche dato uno statuto delle studentesse e degli studenti in cui venivano riconosciuti tutta una serie di diritti, tutte cose che personalmente io credo che non abbiano fatto aggiudicare dei risultati un grande bene alla scuola, eh? Un grande bene alla scuola. Senti, no. Ecco. Volevo dirti questo, ci sono due polarità sulle quali forse vale la pena di riflettere alla luce di quello che ci hai detto. Uno è l'opinione pubblica. L'opinione pubblica sulla quale noi come intellettuali, quelli che pensavano di poterlo fare, di doverlo fare, di essere forse capaci di farlo, non siamo riusciti ad avere un'influenza salvifica, se l'esito è questo. Bene, però questa opinione pubblica negli ultimi tempi si è trasformata profondamente. Io vorrei chiederti cosa pensi di questo. Credo che ci sia stato un accesso alla formazione dell'opinione pubblica estremamente più largo, soprattutto attraverso i mezzi, la rete e gli strumenti informatici. Credo che l'idea dell'uno vale uno dipenda molto da questo, cioè così come a un certo punto... La classica formula democratica. Esattamente. Esattamente come quando si sono cominciati a stampare i libri, il libro che era un oggetto prezioso di difficilissima, costosissima riproduzione, è stato soppiantato da una cosa che era molto più facile stampare, produrre e far circolare. E lì hanno preso la parola molte più persone di prima. Ecco, sull'opinione pubblica, secondo te, ha agito anche questa nuova facilità di produrre delle agorà di discussioni in cui tutti possono prendere la parola a prescindere dalla loro competenza, conoscenza e saggezza? Ti ricordo come storico che è vero che il libro ha prodotto questa grande rivoluzione, ma in qualche modo c'era un coefficiente limitante della capacità di coinvolgimento del libro, il fatto che bisognava saper leggere e scrivere, una percentuale bassissima tutto sommato della popolazione fino a tempi relativamente recenti era in grado di leggere, quindi la portata rivoluzionaria del libro è stata, come dire, bilanciata, compensata dal fatto che in realtà chi aveva la possibilità di usare questo mezzo era una parte molto limitata della popolazione. Internet invece, essendo, diciamo così, venendo dopo la grande alfabetizzazione universale che hanno conosciuto le società occidentali, invece, ha enormemente ampliato la platea, ha reso, la platea totale. Tutti possono intervenire, ma appunto ha significato immediatamente l'assenza dei filtri, cioè tutti possono intervenire, cioè vuol dire nessuno, come dire, no, nessuno, tutti, cioè. Però voglio dire, una assoluta, disinteresse oggettivo per la qualità. Per la qualità. Chi poteva scrivere un libro nei secoli precedenti era una persona che in qualche modo sapeva leggere e scrivere e si presumeva che avesse letto altri libri, per esempio. E quindi, in qualche modo, obbedisse poi a degli standard. Invece l'accesso a internet non prevede nessun tipo di barriera. Quindi secondo me è la distruzione dell'opinione pubblica, non è vero che è un ampliamento dell'opinione pubblica, è la dissoluzione dell'opinione pubblica, perché non c'è la possibilità di nessun controllo qualitativo,
di nessun tipo sulla cosiddetta informazione. Poi non è un'informazione, ognuno può dire la sua. Questo, cioè, scusa, è un concetto molto importante, ma vuoi dire che non c'è più l'opinione pubblica borghese, diciamo, della società liberale borghese? No, ma allora cosa c'è? Non c'è l'opinione pubblica che si articola intorno ad opinioni. Opinioni significa appunto una la formulazione di una frase, insomma, una preposizione con una spiegazione del suo contenuto, con una motivazione della preposizione. Oggi questa necessità, che è implicita in chi scrive, è difficile, è quasi impossibile scrivere senza argomentare. Con internet è possibile scrivere senza argomentare. Questa è la differenza. Cioè, naturalmente poi c'è molta gente, una minoranza che usa internet argomentando, però il problema è che il meccanismo non ti obbliga in nessun modo ad argomentare. È impossibile scrivere un libro senza argomentare, sarà un'argomentazione banale, pedissequa, però è un argomentare che può essere contrastato ovviamente da un'altra argomentazione. È così che si forma l'opinione. Quando tu hai invece una moltitudine di appunto persone che emettono il loro giudizio, perché non è un'opinione, è un giudizio, che in genere è un mi piace o non mi piace, accompagnato spesso da un insulto o da un turpiloquio. Questo che cos'è? Non è opinione. La verità è che noi viviamo, questo è uno dei grandi problemi, io penso, delle democrazie moderne, sono delle democrazie senza opinione pubblica. E questo anche è, diciamo così, uno degli elementi della crisi delle elite. Senti, perché ma le elite si formano intorno alla costruzione di opinioni. Se io dico che oltre a essere delle democrazie senza opinione pubblica sono delle democrazie senza autorità, pronuncio un sacrilegio dal punto di vista del pensiero liberale? No. Del... Lasciamo prendere i sacrileggi. Appartengono ad un campo dove, insomma, noi non entriamo, perché ci sono persone molto più competenti di noi a parlare di sacrilegi. No, il tema dell'opinione pubblica è essenziale non per qualsiasi società organizzata che non voglia andare allo sbaraglio, che non voglia affidarsi appunto ai mi piace o non mi piace, oppure che non voglia essere vittima, diciamo così, del ciarlatanesimo di massa. Ma cioè, ci vuole qualcuno che controlli il discorso. Ci vuole qualcuno che controlli il discorso. L'opinione pubblica era appunto quella sede in cui appunto la moltitudine delle opinioni e dei discorsi veniva controllata in qualche modo da persone competenti, che note per la loro competenza avevano anche autorità. Tutto questo appunto è venuto meno anche, però, io mi permetto di dire, perché nella scuola è venuto meno l'autorità di chi tradizionalmente nella scuola l'aveva, cioè i docenti. Diceva un padre della Costituzione americana che appunto se gli uomini fossero angeli non ci sarebbe bisogno di regole e dell'autorità. Invece gli uomini non sono angeli, quindi c'è bisogno di regole e dell'autorità. Parliamoci chiaro, l'autorità maggiore di un docente nella scuola qual è? Lo esprimo in termini molto brutali, quello di bocciare. Cioè essere il padrone della, diciamo così, della carriera scolastica. Quando tu hai una scuola in cui invece praticamente di fatto è vietato bocciare, e questo toglie di fatto nel sistema scolastico tedesco, paese appunto che notoriamente riesce ad avere il maestro elementare, lo ricordavamo a cena, a 11 anni, finito la scuola elementare, il maestro ha il potere di decidere lui quale corso il giovane undicenne dovrà seguire. E il suo giudizio è un giudizio definitivo. Cioè se dice che va
può andare al gymnasium, va al liceo, al ginnasio. Se dice sospende quel ragazzo di 11 anni, non ha le qualità per, va a un istituto professionale, istituto tecnico, queste ottimissime scuole che portano anche all'università. Però insomma, ecco, quel tipo di scuola, il maestro, come capite, ha una certa autorità. In un sistema scolastico in cui all'esame finale di licenza la percentuale dei promossi è intorno al 98-99%, che autorità può avere questo sistema scolastico? Anche psicologicamente. L'autorità è un fatto, anche, diciamo così, si gioca non soltanto sul piano materiale, ma anche psicologico. Senti, stiamo parlando di questo articolo sul il bel paese ormai è brutto, ma dopo questo tu ne hai scritto uno che a me, voglio dire, è molto piaciuto, ecco, alla fine dell'anno, in cui parlavi del rinnovo o rinnovamento delle élite, o meglio, del mancato rinnovamento delle élite in questo paese. Dicevi che c'era una forte influenza di familismo, che si fa fatica a far entrare in certi corpi di governo nuove figure, nuovi talenti, eccetera, eccetera. Ti è stato risposto da Sabino Cassese qualche giorno dopo sul Corriere con un articolo che diceva: ma no, come? Insomma, tutte queste posizioni a cui il professor Galli della Loggia ha fatto riferimento sono tutte posizioni a cui si accede per concorso. Si può accedere si accede per concorso qui, si accede per concorso lì. Qual è il problema? Ecco, qual è il problema? E com'è che facciamo? E com'è che facciamo a risolverlo? Il problema dei concorsi, cioè, qualunque italiano sa bene che sì, dappertutto ci sono i concorsi, però i concorsi possono essere manipolati e sono manipolati. Io citavo in questo articolo tra i corpi chiusi che hanno appunto questo carattere, appunto, ormai di chiusura oligarchica, gerontocratica, perché in Italia c'è anche questo aspetto, appunto, di oligarchie di vecchi, soprattutto l'amministrazione dello Stato è dominata da oligarchie di vecchi che in genere si autoperpetuano. Uno degli organi che io citavo era il Consiglio di Stato. Un paio di consiglieri di Stato hanno mandato delle lettere che il giornale ha pubblicato, in cui dicevano che no, naturalmente non era vero, il Consiglio di Stato è un organo assolutamente al di sopra di ogni sospetto, funziona benissimo, sì. Da due giorni le cronache sono piene di arresti, indagini su sentenze vendute, comprate, eccetera, eccetera. L'argomentazione che in ognuna delle mille branche dello Stato tutto è regolato dai concorsi e quindi è apparentemente tutto si svolge in maniera impeccabile, come tu capisci, è una, diciamo così, da professore universitario, concorsi universitari li facciamo. Bisogna vedere appunto chi è il giudice di questi concorsi, con quale spirito li fa, come applica le regole, insomma, diciamo così, lo strumento in sé per sé dei concorsi non è garanzia di niente, non è garanzia di niente. Io penso che le élite italiane, soprattutto, ma non soltanto però le élite, c'è un problema anche per esempio nell'imprenditoria privata, perché appunto moltissime imprese italiane vengono vendute. Perché appunto dopo la prima generazione c'è un problema molto forte a passare il comando dell'azienda al figlio, alla generazione successiva, perché il figlio appunto se ne è venuto bene di divertirsi e insomma, non gli va assolutamente, è molto più semplice liquidare fino a vendere la cosa, prendere un parecchi soldi e vivere di rendite, insomma. Anche questo è un problema appunto di incapacità di una classe dirigente economica, in questo caso, di continuare
Giovan Battista Pirelli, poi fondatore della Pirelli, ebbe un figlio che si chiamava Alberto Pirelli, che a sua volta ha avuto un altro figlio che si chiama Leonardo Pirelli. Insomma, c'è stata una dinastia industriale, tutto il capitalismo è dominato da questo. Oggi non conosco più una grande azienda, ammesso che poi ormai le grandi aziende in Italia sono molto piccole, ma anche le aziende medie, sì, forse c'è ancora la Ferrero d'Alba che ha assicurato il passaggio generazionale, ma questa appunto difficoltà del passaggio generazionale è una cosa molto forte, legata anche a problemi di carattere fiscale. Ma quel rinnovamento dell'elite in una democrazia come ce la immaginiamo, eccetera, potrebbe essere garantito dall'avvicendamento dei governi. Tipicamente in un sistema, per esempio negli Stati Uniti, c'è il sistema dello spoil system, arriva un nuovo presidente, si porta dietro un migliaio di persone che colloca nei vertici di vari enti per essere sicuro che sarà data applicazione leale a ciò che è il suo intendimento, a ciò con cui si è presentato all'elettorato, eccetera. E beh, noi abbiamo avuto nelle elezioni del 2018 un ricambio straordinario dei parlamentari e quindi anche un governo. È questa la via attraverso le quali le nostre elite potranno essere cambiate? Non direi, lo spessissimo c'è anche in Italia. Anche in Italia, appunto, certo. Anche nei ministeri arriva un nuovo ministro, un tempo non poteva farlo, ma adesso può nominare tutti i direttori generali che vuole, i direttori di dipartimento, quindi può cambiare tutto il vertice del ministero a suo piacere. Il problema già, innanzitutto, è chi ha questi posti, chi mette a questi posti? Questo è decisivo, naturalmente. Lascio ai presenti giudicare la qualità delle persone che in genere, soprattutto quali sono i requisiti necessari per entrare in un sistema di spoil system. In Italia è soltanto la fedeltà canina a chi ti elegge, a chi ti designa. Questo sembra essere quasi sempre, insomma, con le dovute eccezioni, il criterio. Però io non credo che il ricambio dell'elite avvenga in questo modo, non avviene per via politica il ricambio dell'elite, per via politica avviene il ricambio delle classi di governo, delle elite politiche, sì. Ma le elite sociali non vengono cambiate, diciamo così, dall'alto con un atto di imperio, come dire, politico, vengono cambiate dal basso, se ci sono dei processi che assicurano appunto la nascita di persone in grado di entrare con qualità adeguate nel mondo, diciamo così, dell'elite di un paese, se c'è un meccanismo che è capace di individuarle e di farle entrare. Queste due caratteristiche in Italia invece sono quelle che fanno difetto, questo meccanismo di selezione dal basso, di crescita e di selezione dal basso. Mi sembra che in Italia, cioè così, non funzioni. Ma ripeto, anche perché noi, in un sistema scolastico appunto così dominato a livello, cioè, dall'antimeritocrazia, non voglio dire che poi questo sistema non produca dei meritevoli, li produce naturalmente. Il sistema produce ancora dei bravi. Il sistema scolastico italiano, però il problema è che, diciamo così, non li seleziona già fin dall'inizio e soprattutto fa andare avanti una massa totale di persone, invece una massa enorme di persone che non hanno nessun merito, che dovrebbero in qualche modo essere selezionate e indirizzate a fini diversi, non so se è un discorso. Ma dunque, il concorso non garantisce, scusa, il merito. Ti faccio una domanda secca. Ma tu ora
avendo, essendo nella stanza, nella famosa stanza dei Bottoni, se c'è una stanza dei Bottoni, aboliresti i concorsi per le cattedre universitarie? No, certo che non li abolirei. Nessun concorso può essere abolito. Il fatto è che il concorso da solo non garantisce nulla. Io li abolirei. Cioè, il problema quindi, cioè, il concorso non è uno è lo strumento, diciamo così, assolutamente unico e necessario per selezionare, però non è solo il concorso che ti assicura la selezione, il concorso da solo non assicura niente, dipende da come è fatto, che è fatto, quali sono le regole e compagnia bella. Senti, ma se dunque tu hai questo articolo da cui abbiamo preso le mosse, è un articolo che rappresenta una situazione diciamo gravemente compromessa, e questa sera diciamo nel tuo intervento di esordio hai espressamente parlato di un punto di non ritorno, quindi diciamo la prognosi è riservata, se non l'esito magari fatale, però immaginiamo che possa non essere così, da che parte si potrebbe ricominciare? A cosa potremmo fare riferimento, su quale di questi fattori potremmo o dovremmo incidere per tentare di avviare un meccanismo diciamo così di virtuoso, sì. La verità è che noi operiamo in una situazione in cui non abbiamo precedenti storici a cui rifarci. Tutta la situazione storica, sociale in cui noi viviamo è inedita. Quindi anche questo, diciamo così, aumenta il nostro un po' brancolare nel buio, perché appunto non abbiamo precedenti che possano aiutare ad orientarci. Perché noi viviamo una cosa inedita, appunto, in particolare in Italia, la crisi delle società democratiche. Siccome le società democratiche ci sono soltanto da qualche decina d'anni, è chiaro che non ci sono precedenti. Quindi, diciamo così, noi dobbiamo costruire con la nostra intelligenza, con le nostre capacità, qualche, diciamo così, parametro, qualche strumento per poter andare avanti. Io penso che poi, appunto, questo grande calderone, crisi sociale democratica, c'è il caso dell'Italia, che è un caso particolarissimo. Penso che nel nostro caso si potrebbe incominciare, insomma, se qualcuno vuole mettersi all'opera, si faccia avanti. Primo, la scuola. La scuola e l'università sono strumenti essenziali per costruire un avvenire per il paese diverso da quello in cui siamo, insomma, assolutamente. E quando dico solamente significa anche che, insomma, l'Italia non può continuare a assegnare alla scuola e all'università il ridicolo quantità di risorse che ha assegnato negli ultimi ormai 15 anni, diminuendo costantemente la percentuale del PIL che va all'università e alla scuola. Insomma, è un suicidio. Cioè, capisco che, insomma, appunto, ci sono le pensioni, ci sono tutte le necessità, però a un certo punto bisogna, una classe politica si caratterizza anche per l'accoraggio delle scelte. Quindi prima la scuola, e secondo un elemento fondamentale, una società, insomma, il governo è in mano delle leve decisive, chi governa può in moltissimi campi fare moltissimo. In Italia bisogna, io credo, cambiare assolutamente la forma di governo. La seconda parte della Costituzione italiana è pessima, è totalmente da rivedere, cioè la parte che riguarda l'organizzazione dei poteri pubblici, come funziona il Parlamento, il governo, il Presidente della Repubblica, tutti i rapporti tra gli organi dello Stato, è pessima, è una delle cause della rovina dell'Italia, io insomma, non esito a dirlo. Noi dobbiamo assicurare innanzitutto la continuità del governo,
Cioè, se non c'è un governo che dura in carica un certo numero di anni, così come non c'è un rettore che duri un certo numero di anni, non potrà mai essere messa in opera nessun tipo di politica lungimirante. Cioè, si faranno soltanto provvedimenti che durano appunto lo spazio di 6 mesi, 8 mesi, perché magari dopo 6-8 mesi tu non sei più ministro, non sei più presidente del Consiglio. Cioè, è paralizzata l'azione di governo dalla impossibilità che esistano governi che durano appunto un numero di anni, 3-4 anni. Prendo prendo quest'ultimo tuo punto, perché tu qui delini, diciamo, la prima è una via sociale, dobbiamo riformare la scuola, cioè si dovrebbe riformare la scuola, si dovrebbe, se intendo quello che hai detto prima, mettere al centro della scuola anche l'esperienza del merito, del riconoscimento delle prestazioni, eccetera. E dall'altra parte... Non è possibile che tutti i docenti delle scuole vengano pagati nello stesso modo. È una cosa pazzesca, unicamente perché i sindacati impediscono, per il loro interesse corporativo sindacale, che ci sia una modulazione degli stipendi degli professori secondo il merito. Siccome i sindacati hanno l'interesse, che mondo è mondo, che tutti i loro iscritti abbiano lo stesso trattamento economico, perché questo gli assicura una possibilità di rappresentanza massiccia, da sempre si sono opposti all'introduzione degli insegnanti di qualche modulazione accennata, non drammatica, di riconoscimento del merito degli insegnanti. Ma come si può appunto pensare di non di legare la carriera soltanto all'anzianità? Ci sono insegnanti bravissimi, insegnanti che sono appunto di mangiapane a tradimento, hanno diritto alla stessa retribuzione. Ma questo significa appunto, nessun organismo, nessuna azienda privata potrebbe sopravvivere 2 anni se applicasse questa regola. Quindi merito degli studenti, ma anche merito, merito anche dei docenti, ma certo. Ecco, questa è la via, diciamo, della riforma dell'insegnamento. Cioè, no, figurati. Poi stavi accennando a delle cose che invece richiederebbero un agente politico, cioè un partito politico che avesse chiaro l'obiettivo di riforma costituzionale, eccetera. Ma tu vedi nell'attuale configurazione dinamica del sistema politico italiano lo spazio per un'impresa di partito di questo tipo? Oggi ti hanno chiesto sulla provincia pavese, ti hanno fatto una domanda e tu hai detto: beh, qualche volta mi verrebbe in mente di fondare un partito politico se sapessi da che parte cominciare. Io ho quasi lo stesso atteggiamento, ci divideremmo sul fatto probabilmente dell'abolizione dei concorsi universitari, perché io sarebbe la prima. Ah, tu non li vuoi? Ah no, io li vorrei abolire subito. Il primo atto del mio ministero sarà l'abolizione del concorso universitario. In qualche modo autonomizzare interamente. Sì, così. E renderle responsabili delle selezioni che fanno. Sì, responsabili in che senso? Certo. Non tutti gli atenei vengono finanziati allo stesso modo, e piano piano l'ateneo che ha fatto delle scelte sciagurate deperisce, e ce ne faremo una ragione. Intanto però quelli che vogliono fare delle scelte serie, meditate, progressiste, eccetera, lo possono fare. Comunque ci divideremo su questo, magari neppure tanto, e possiamo trovare un accordo. E quindi, però, se fondiamo questo partito, dove lo mettiamo nell'attuale configurazione del sistema? Poi dopo diamo la parola al pubblico. Queste riforme, secondo me, sì, ci può essere un periodo, queste riforme, come del resto dimostra anche la nostra storia, si fanno soltanto se nell'opinione pubblica matura la necessità di riformare. Quando è stata abolita la preferenza multipla, referendum sì, non c'era un partito, c'era un grande movimento di opinione pubblica che in qualche modo ha imposto, diciamo così, un referendum, l'ha promosso, ha imposto il referendum e l'ha vinto. Questo per esempio ha prodotto il fatto che è stata cambiata la legge di elezione dei sindaci. Prima anche i sindaci erano, diciamo così, potevano durare 6 mesi e cambiare. Invece con una nuova legge
c'è stato un grande movimento di opinione pubblica. Cambiare la seconda parte della Costituzione è molto più difficile che nasca perché c'è un fuoco di sbarramento ideologico fortissimo. In Italia c'è stata una feticizzazione della Costituzione, spesso da persone che non l'hanno mai letta, che non conoscono assolutamente che cosa dice la Costituzione, però c'è stata una fortissima, diciamo così, spinta da parte dell'Italia ufficiale, dei poteri ufficiali, a far considerare la Costituzione, quella Costituzione, come il sinonimo assoluto della democrazia. Chi vuole cambiare la Costituzione vuole infrangere la democrazia, che è un'autentica sciocchezza, ma come spesso le autentiche sciocchezze, sostenute da una vastissima maggioranza, diventano una verità assoluta. Grazie, allora grazie per questa risposta, anche se non mi hai spiegato dove mettiamo il nostro partito. Adesso però possiamo raccogliere e adesso però restituiamo il floor al microfono al professor Azzoni, che sì, solo per cederlo le domande, però prima magari recuperiamo, anche se abbiamo già parlato molto della scuola, del tema della sfida educativa. Cioè, mi sembra che una differenza tra la posizione Di Barba e la posizione Galli della Loggia è che Di Barba mette l'accento sulla necessità di un cambiamento delle modalità didattiche, delle modalità di cattura, mentre la posizione di Galli della Loggia mi sembra più una posizione che mette in evidenza ciò che ha causato il disastro della scuola italiana. Allora. Io penso che quello che diceva il professor Di Barba non tiene conto un po' della realtà, cioè nella realtà della scuola, oggetto di una grandissima riforma, cioè questa cosa che tu dicevi di vicinanza alle giovani generazioni, la scuola italiana, non parlo sull'università, parlo della scuola, la scuola italiana fa di tutto, insomma, per essere vicina alle generazioni, per ascoltarle. Se ci sono dei docenti qui che lavorano nella scuola media, nel liceo, così lo possono, credo, testimoniare. Cioè, c'è assolutamente, è abbandonato, ormai non esiste più la vecchia scuola del professore che faceva la lezione, si cerca in tutti i modi di coinvolgere gli studenti, di affiancare alle lezioni tradizionali i laboratori, poi naturalmente tutto è fatto come è fatto in Italia spesso, cioè con scarsi mezzi, arrampicandosi sugli specchi, il vorrei ma non posso, le nozze con i fichi secchi, cioè tutte le cose, ma tutto in Italia è così, mica soltanto la scuola. Però, diciamo così, se tu leggi i programmi, le indicazioni ministeriali, ma è un continuo insistere, martellare sul fatto che appunto bisogna capire i giovani, diciamo così, essere vicini, seguire lo sviluppo dall'adolescenza, dall'infanzia all'adolescenza, tenere conto delle condizioni familiari. Appunto, la scuola non è assolutamente più una scuola lontana, distante, sussiegosa, che appunto dice allora domani vieni con il compito fatto, se no non c'è. E anche l'università, insomma, io penso che insomma dei ragazzi di 18 anni sono quasi degli adulti, adesso parliamo dell'università, 18-19 anni, insomma, voglio dire, in altre epoche i giovani 18 abbracciando un fucile e ammazzavano, non sono dei ragazzini dei 18 anni, 19 anni, sono delle persone adulte, non vanno trattate come se fossero appunto come se fossero dei bambocci da accudire, da tenere nella bambagia, vanno chiamate alle loro responsabilità, hanno il diritto di voto, sono a tutti gli effetti dei cittadini della Repubblica con diritto di voto, non sono. Cioè io credo, almeno, insomma, è sbagliato anche pedagogicamente avere questo atteggiamento di riguardo che infantilizza le persone. Noi abbiamo come... scusa, dubbio un minuto. Un enorme... di giovani che rimangono troppo a lungo
giovani, rimangono giovani fino a 30 anni, a 35 anni, perché naturalmente i loro padri sono adulti fino a 90, cioè c'è stata una distorsione profondissima della dinamica dell'età in Italia, di cui è parte anche questo elemento appunto di, appunto, diciamo così, eccesso di attenzione non buona nei confronti dei giovani. La chiarezza delle posizioni che ha l'idea della loggia è quello che ovviamente lo fa seguire da molti e personalmente me lo fa molto apprezzare, proprio per questo quadro anche sul disastro della scuola. Bene, abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti per una serie di domande. Come avete visto, il professor Galli Della Loggia ha avuto risposte molto rapide. Chiederei solo il favore di venire qua, che così riusciamo a riprenderle. Il primo, prego. Chiederei solo, magari, anche se altri vogliono intervenire, se vengono direttamente qua. Come, ovviamente, domande brevissime. Brevissime, sì, certo. Innanzitutto, voi avete messo in evidenza questo cambiamento radicale, questa cesura nata con il web. Io penso che invece questo fenomeno disgregativo della società sia iniziato molto prima, dai tempi della Milano da bere, eccetera, quando i padri della patria già per un effetto anagrafico avevano cominciato a lasciare il posto ad altre persone, avevano lasciato nelle mani di altri, alla generazione mia, un paese, diciamo, ricco, arricchito, e sulla ricchezza magari qualcuno si è anche un po' adagiato. E quindi credo che il web forse abbia evidenziato un fenomeno che era già molto molto diffuso. L'altra cosa che vorrei dire è se è possibile tentare in maniera succinta di fare un paragone fra questa, chiamiamola, degenerazione che avete messo in evidenza nell'Italia e ciò che è avvenuto invece negli altri paesi, le famose quattro agenzie. Magari in altri paesi non c'è stata la peculiarità della scuola cattolica, però certi fenomeni ci sono stati e ci sono adesso. Per quanto riguarda, e concludo, le critiche alla Costituzione, sono d'accordo quando dicono che è la più bella del mondo, forse bisognerebbe finire con questo refrain, perché tanto per fare un esempio, io trovo inconcepibile che un ministro, una volta che è stato nominato, non possa più essere dimissionato, anche se va in conflitto con tutto il resto del governo o fa delle bestialità enormi, e i casi li abbiamo avuti. Secondo me in Italia l'articolo 1 della Costituzione dovrebbe essere cambiato dicendo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul misoneismo, cioè l'avversione per le novità. Grazie. Accoglierei altre due domande, se il professore è d'accordo. Va bene? Sì, ok. Altre due domande? Prego, venga. Se eventualmente si prepara anche un terzo, se volesse. Magari uno studente. Sì, ovviamente sarebbero, o che appare come tale. Ma io per esempio non sono studente, non sono nemmeno insegnante, sono un uomo della strada, no? Tutte le volte che sento il concetto di autorità mi vengono i brividi. La mia generazione, quindi oggi 64 anni, una vita vissuta in un certo modo, abbandonata, cosa vi dicendo, è cresciuta, bene, io sono cresciuto grazie al concetto di autorevolezza, non di autorità. E anch'io, educatore, anch'io tutte quelle cose, sono sempre anch'io in mezzo alla strada, anch'io subisco tutto questo che sta avvenendo, la cattiveria, la separazione, la voglia di fare casino e cosa vi dicendo. Ricalcati, per esempio, diceva un po' di tempo fa riguardo alla scuola, che manca, a proposito di scuola manca quell'afflatto, lui dice erotico dell'insegnamento, che a mio modesto avviso si intende per i docenti, per gli insegnanti, per gli educatori di tirare fuori quell'anima che fondamentalmente era quella che diventava l'autorevolezza, che poi insieme a tutte le altre autorevolezze faceva la pedagogia della società, la pedagogia della politica e così via dicendo. Ecco, io non vorrei che oggi come oggi, con questo bisogno di autorità, perché effettivamente ci sono molti imbecilli in giro, io poi li vedo, me ne occupo anche di loro, e che non sono quelli della strada,
ma sono quelli che si ritengono di governare loro, di dirigere loro, eccetera, eccetera. Non vorrei che poi effettivamente, come diceva lei, diventa poi verità il bisogno di autorità. Che cos'è, se la domanda è una domanda comprensibile e utile per una risposta? Perché non c'è più quel senso di autorevolezza, ma è mancato nella cultura, nella filosofia, eccetera, 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 eccetera? C'è una terza domanda? No, allora prego il professor Gagliolo. Eccolo, bene, che così compiata. La triade. In Italia è difficile, vengono bocciati gli allievi, ma non i professori. Cosa ne pensa della possibilità di alcuni stati che vengono bocciati i professori? Vengono licenziati, non sono capaci e si licenziano. Sarebbe attuabile in Italia una cosa del genere? Una domanda semplice, credo. Incomincio da quest'ultima domanda. No, finché i professori godono del contratto di pubblico impiego, è impossibile licenziare i professori, bocciarli, insomma, così bocciarli, sono inamovibili. Però bisogna, allora, anche non soltanto i professori, tutti i pubblici impiegati dovrebbero essere, perché vuole bocciare solo i professori? Allora tutti, insomma, tutti gli impiegati, però richiederebbero appunto delle grandi riforme, sembrerebbe la cosa migliore invece modulare. Mi sembrerebbe più semplice. Vengo alle altre domande. La prima poneva il problema, sì, degli anni Ottanta, diciamo così. Se ci fosse il tempo sarebbe interessante appunto soffermarci sul fatto che quando è iniziato tutto questo, appunto questo così andar male delle cose italiane, quando le cose italiane hanno incominciato ad andare male. Io credo che hanno incominciato ad andare male appunto in quegli anni a cui si riferiva la domanda, ma non perché è venuta meno, diciamo così, la generazione dei padri fondatori della Repubblica, perché negli anni Ottanta si sono manifestate in maniera molto evidente alcuni nodi che andavano sciolti. Se noi volevamo continuare sulla via che aveva dato buoni risultati fino allora, dovevamo affrontare e sciogliere quei nodi. Uno era quello lì, diciamo così, di cambiare il sistema politico, secondo me appunto cambiare la forma di governo, cambiare questo ricatto continuo del consenso elettorale che pesa sui governanti, per cui i governanti devono fare delle cose che ottengono un risultato di consenso entro 6 mesi, entro 8 mesi, perché ci stanno le elezioni europee che sono lì, poi ci sono le elezioni in Basilicata, poi quelle in Abruzzo, cioè, ed è una continua serie di appuntamenti elettorali che possono mandare all'aria il governo. Finché ci sarà questo sistema, allora bisognava fare questo. Bisognava in questo modo anche allentare la presa del consenso sul debito pubblico, che invece è quello che non è stato allentato e ci ha strangolato. L'uso del debito pubblico come strumento di consenso. È cominciato negli anni 70, già negli anni 80 si è capito che questa strada ci portava alla rovina. Avremmo dovuto interromperla con modifiche adatte e non l'abbiamo fatto, così come era evidente che il sistema di governo italiano era pessimo, bisognava cambiarlo. E non fare le cose che si devono fare al momento giusto significa compromettere la situazione. Lì non sono state fatte queste due cose. Bisognava anche probabilmente cambiare, questa è la mia opinione, so che forse questa è una di quelle sulle quali massimamente riscontreremo il dissenso, bisognava anche cambiare il regionalismo italiano.
La terza domanda era l'autorità e l'autorevolezza. Ma sì, ma certo, l'autorità, la vera autorità è sempre fatta di autorevolezza, non diciamo, ci si può dividere formalmente tra i fautori dell'autorità e i fautori dell'autorevolezza, ma è ovvio che l'autorità non è mai soltanto un sistema di punizioni esercitate da una specie di despota che ha in mano il destino del sottoposto. L'autorità è sempre un'autorità che si fonda sull'autorevolezza, però non illudiamoci che soltanto l'autorevolezza basti. L'autorevolezza ha bisogno anche di strumenti, perché gli strumenti creano anche l'autorevolezza. C'è un rapporto tra autorità e autorevolezza, non c'è un rapporto di o-o, c'è un rapporto di e-e. Questa è la mia opinione, poi insomma avete recalcati avrà la sua, insomma. Soltanto il problema è questo, che guardatevi dei demagoghi che dicono ah no, l'autorità no, il tabù dell'autorità, perché l'autorità, non esistono società, organizzazioni di nessun tipo in cui non ci sia un'autorità. È necessario per far andare avanti le cose, l'autorità. Perché se c'è chi non riconosce l'autorevole, cosa succede? C'è bisogno che l'autorevole abbia anche l'autorità per far valere la sua autorevolezza. Non è vero che l'autorevolezza si impone comunque da sola. Ci può essere benissimo molti casi in cui l'autorevolezza da sola non si impone. E allora ci vuole l'autorità, forse. Misonismo? Sì, siamo misonisti, sì, noi siamo una società vecchia, una società antica e vecchia, una società che non ama le novità, perché è una società fatta di poteri consolidati, antichi, che hanno paura appunto che le novità li possa mettere in crisi, li possa inclinare. Siamo una società molto più portata all'immobilismo che alla dinamica, e quindi è ovvio, una società che non fa figli, una società che non esprime in questo una radicale mancanza di vitalità. Cioè, più misonisti di così, come persone, vogliamo stare soltanto tra di noi, come stiamo, che non vengano altri a disturbarci. È un paese così, che mette l'IVA del 22% sui pannolini dei neonati, che è una cosa, ma però non c'è nessuna forza politica che propone di togliere sui prodotti per l'infanzia e fiscalizzarli radicalmente. Tutti dicono, ah sì, certo, è uno scandalo, così. Però tra appunto defiscalizzare i prodotti per l'infanzia o assegnare una pena a qualcuno o a beneficio a qualcuno, la classe politica non esita. In un certo senso, perché i bambini non votano, non si fanno i bambini, la pensione produce dei voti. Ingegnere Paolo Di Barba aveva un'osservazione da fare. Una brevissima osservazione finale, sì, sul concetto di autorità che è risuonato con diversi accenti questa sera, quindi timore dell'autoritarismo, bisogno dell'autorità. Ecco, ricordi oramai di quasi 40 anni fa, mi sembra che mi venne insegnato che l'etimologia viene da un certo verbo latino, augeo, che è nella classe dei verbi causativi, crescere, da cui Augusto. Allora, quel professore per me è autorevole se fa crescere la mia istruzione, quel prete o quel vescovo, absit iure verbis naturalmente, ma per me è autorità se fa crescere la consapevolezza della fede, essendo cattolico dico questo, eccetera.
Allora, l'autorità non è legata al bisogno o all'aspetto sanzionatorio, lui mi boccia, lui mi scomunica, forse il Papa però, no, per certe cose anche i vescovi, dice il diritto canonico, lui mi dà la multa perché è un vigile urbano, no, l'autorità è sempre legata al riconoscimento di un bisogno. Riconosco questo, io non credo che si possa fondare veramente l'autorità, il problema non è essere o non essere bocciato. Il fatto è che la sanzione mi fa crescere. Il fatto che esista una sanzione è la esplicitazione di un obbligo. Nell'idea, se quella sanzione è ragionevole, se quell'autorità è democratica, si immagina che appunto quell'obbligo che l'autorità con la sanzione si impegna a far rispettare è qualcosa che è fatta a mio favore e che mi fa crescere. Perché cioè, appunto l'autorità è qualcosa che va sempre poi qualificata, non basta dire l'autorità, parliamo sempre di autorità nell'ambito della nostra società in cui non ci sono autorità dispotiche, tutte le autorità sono controllate, sono elette, designate, quindi appunto non c'è questa idea appunto dell'autorità che ha diritto di vita o di morte, c'è l'autorità che è impegnata a far rispettare certe regole. Regole che si immagina siano fatte per farti crescere, quindi non è un problema, però la sanzione serve a far rispettare le regole. Questa serata segna anche il dissidio di Barba Galli della Loggia, questo mi sembra evidente. Ecco, c'è spazio per un'altra domanda, se qualcuno la vuole fare? Allora credo, prego, venga, per altre due forse. Visto la velocità di ascesa, c'è un'altra persona che vuole fare una domanda? No, allora questa è l'ultima domanda, prego. Grazie. Delle quattro agenzie educative che lei così acutamente ha individuato, a me sembra che le uniche che provano ancora a svolgere il loro compito siano la scuola e la Chiesa. Certo, con tutte le contraddizioni per quanto riguarda la scuola che abbiamo almeno in parte questa sera notato, ma oltre che indebolite nel loro ruolo, nella loro autorevolezza, come già abbiamo detto, a me sembra che siano drammaticamente sole. Se quelle quattro agenzie ebbero un ruolo così efficace, fu forse anche perché implicitamente, senza aver steso un patto, un accordo, ma condividevano gli obiettivi, i traguardi verso cui tendere, insomma i valori su cui lavoravano tutti quanti in modo diverso, e con ambiti differenti. Forse adesso una delle cose che decisamente manca è che non sappiamo dove dobbiamo andare. Una volta gli insegnanti non avevano i genitori a ricevimento, ecco qui. Certo, manca, quello che le ho detto è giustissimo. Chi è che dovrebbe dare l'indirizzo ad una società di dove va? Questo è un bel problema, perché la società democratica ci sono dei demiurghi che così appunto dicono si deve andare là e tutti quanti possono seguire ovviamente, però appunto l'insieme della, diciamo così, dell'opinione pubblica, della classe politica, delle elite, cose insieme, diciamo così, elaborano un discorso collettivo della collettività su se stessa e sul suo futuro che appunto queste mete. E questo via via si è disgregato, questo appunto aggregato di forze sociali e istituzionali capaci di indicare alla società la meta, anche perché queste istituzioni, appunto la classe politica, non ne parliamo, l'elite abbiamo detto, la scuola, abbiamo detto anche la Chiesa, io credo, la Chiesa, italiana, mi sembra, ha una difficoltà fortissima, crescente negli ultimi 20 anni a occuparsi dell'Italia, a occuparsi della politica. Ha fatto nascere dentro di sé un tabù assoluto per la politica, che adesso forse in parte si rivede, ma insomma c'è stato un periodo di 20-30 anni in cui
a torto, a ragione, per ragioni che si possono discutere, c'è stato un fortissimo, come dire, allontanamento, secessione della Chiesa, dei cattolici, dalla politica. C'è stata la cosiddetta scelta religiosa di alcune importanti associazioni cattoliche, quindi è venuto meno anche questo contributo al discorso pubblico da parte della voce importante, tradizionalmente molto importante, della società italiana, e questo ha contribuito a far andare male le cose in Italia, insomma ha privato il paese di una voce importante insieme a tutte le altre che sono via via venute meno. Insomma, c'è stato un concorso di colpe, diciamo così, di colpe, di assenze, di deficit, che ha prodotto quella che oggi è, diciamo così, la nostra afasia. Noi non sappiamo più parlare, non sappiamo più organizzare un discorso pubblico coerente sul nostro paese. Questo è il punto. Tanti auguri. Bene, prima di chiudere questa serata, che personalmente per me ha molto arricchito, anche se altro in termini di consonanza con molte cose dette che difficilmente si sentono in questa Romagna, il rettore, prego il rettore, professor Fabio Luigi. Grazie molte, grazie Giampaolo, grazie Paolo Di Barba per aver organizzato l'incontro, grazie a tutti voi che lo avete seguito con tanto interesse. Grazie naturalmente Ernesto Galli della Loggia. Prima, riaprendo una pagina lontana nel tempo, ho ritenuto di dire che abbiamo fallito riparare ai guasti che sembravano prepararsi o indirizzare in modo diverso la traiettoria del nostro paese, nonostante tutte le nostre buone intenzioni. Devo dire però che se questo è vero, non è vero per Ernesto Galli della Loggia, non solo come studioso e come storico, ma anche come uomo, come personalità che orienta, interviene, discute, ha dato un contributo in questi anni molto importante. Ernesto, grazie di questo, grazie del coraggio con cui lo fai, perché quando faccio riferimento a quell'articolo del 30 dicembre faccio riferimento a un articolo che, diciamo così, prendeva una posizione abbastanza forte, sulla quale in molti probabilmente ti seguono, ma che in pochi avrebbero iniziato e formulato nel modo in cui l'hai fatto tu. Oltre a questo coraggio, però naturalmente c'è la lucidità dei tuoi interventi, di queste voci evidentemente noi abbiamo bisogno. Convenivamo prima a tavola che prima di venire qui che probabilmente il punto da cui ripartire è l'impegno di ciascuno di noi nella nicchia, nell'isola, nel reparto, nel comparto, nell'ufficio, nella porzione di territorio in cui siamo attivi. Magari ci verranno presto delle idee più brillanti, magari fonderemo il partito in cui ho già trovato un secondo punto di distanza, che è quello del regionalismo. Io sono fortemente regionalista, il professor Galli della Loggia invece un unitarista, come ha detto entrando. Magari fonderemo questo partito, però l'attività, ripeto, quotidiana nei punti di nostra azione credo che sia veramente il luogo della nostra ripartenza, del nostro tentativo di indirizzare il nostro paese, che non dimentichiamolo ha molte risorse, in una direzione più felice e più soddisfacente per tutti. Grazie molto Ernesto.